Ciao a tutti, oggi volevo presentarvi questa splendida torta. L'ho realizzata con lo stampo che avevo già preso su AliExpress, vi avevo fatto un video sui miei stampi, se non l'avete visto vi lascio il link qua sotto. È una torta cocco passion fruit, praticamente c'è una mousse al cocco, poi c'è un cremoso al passion fruit e sotto c'è un biscuit al cocco. È molto semplice da realizzare, vi faccio vedere come realizzarla. È viola perché ho spruzzato il mio spray effetto velluto che utilizzo spesso nelle torte. Poi sopra ci ho messo del cocco e la parte lucida che vedete è la glassa lucida, quella che faccio sempre per tutte le mie torte. C'è la ricetta nel canale, ve la lascio qua sotto se non l'avete mai vista. È una torta molto scenografica e mi è piaciuta un sacco. Poi vi farò vedere magari l'interno. Per questa torta avremo bisogno di 300 g di polpa di cocco, 100 g di zucchero semolato, 40 g di acqua, 8 g di gelatina in fogli e 337 g di panna semimontata. La prima cosa che ho fatto è mettere la colla di pesce in ammollo nell'acqua indicata. Poi ho preso un pentolino e ci ho versato all'interno la purea di cocco e la faccio sciogliere, però non deve bollire, mi raccomando. Io al supermercato ho trovato questa crema di cocco. Se non l'avete potete prendere direttamente il cocco intero. Ora che il nostro cocco è sciolto, ci andiamo a versare lo zucchero semolato. Ora che lo zucchero è sciolto, ci andiamo a mettere la colla di pesce ammollata e strizzata e la facciamo sciogliere. Ora al nostro composto ci andiamo ad aggiungere la panna semimontata, non tutta in una volta, mi raccomando. Allora, eccoci qua al montaggio della nostra torta. Quindi ricapitolando, avremo bisogno della nostra crema leggera al cocco, che vi ho fatto vedere adesso come si realizza, del nostro cremoso al passion fruit, che ho già realizzato in un video, vi lascio il video qua sotto, comunque sì, è molto semplice, e del nostro biscuit al cocco, che anche questo ho già realizzato in un altro video, che ho caricato qui nel canale, e è molto buono, ideale per qualsiasi torta. Vi lascio sempre il link qua sotto. Io andrò ad utilizzare questo stampo e procediamo subito con la preparazione. Dobbiamo andare a versare all'interno un po' di crema al cocco leggera. Ora ci andiamo ad inserire il nostro cremoso al passion fruit. Io l'avevo fatto rotondo e l'ho tagliato giusto per lo stampo. Poi un'altra po' di crema. Io ora ci vado a mettere delle palline croccanti. Voi potete decidere se mettere il croccante o anche lasciarlo così. E chiudo con il mio biscotto. Spingo un po' per far venire sulla crema. Ora subito in congelatore per almeno un giorno in modo che si solidifica bene bene.
con questo, che è un vellutina spray, e ho provato tanti spray effetto velluto. Quello della Silicone Art avevo provato, che è molto buono, però ha un costo un po' eccessivo, e ho trovato questo su internet, che è molto simile a quello della Silicone Art per l'utilizzo, e è 400 ml, se non sbaglio dovrebbe essere, sì, 400, e costa sui 15 euro, quindi è molto conveniente, e a primo impatto il risultato mi è piaciuto molto. Spero che questa torta vi piaccia, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!